Sì, ma io gli ho detto di no, voglio dire e voi premiate le start-up, quelle vere che bisogna premiare, e lasciate indietro noi che siamo le start-up. Giusto. Io sono perfettamente d'accordo. Grazie. Bravo, Peter. Andrea Rigoni. Lei però uno strumento complementare, come l'ha definito prima il professore, l'ha usato, è così nella sua azienda? Sì, noi guardi, devo parlare un po'. Intanto com'è la sua presa piccola, media, come la definiamo nella nuova tipologia di diabete che l'ha già presa la Camera di Commercio Mondiale come definizione? Io faccio un po' di storia così poi lei la definirà lei meglio. No, io no, si figuri, va bene. Noi 15 anni fa più o meno facevamo 11 miliardi di fatturato. Avevamo dei progetti di investimento per 11 miliardi e mezzo, perciò diciamo un tema abbastanza difficile da risolvere, un tema che poi alla fine siamo riusciti a mettere insieme tutti questi quattrini per gli investimenti, andando a chiedere un po' di soldi alle banche che ce li davano. Siamo andati a chiedere del finanziamento, a far entrare nel nostro capitale Sviluppo Italia, a far entrare nel nostro capitale Veneto Sviluppo, cioè due merchant bank istituzionali che ci hanno dato tutte quelle risorse che ci servivano per andare a fare un salto di qualità che noi vedevamo già. Noi avevamo un prodotto, le nostre marmellate fior di frutta, che raddoppiava il fatturato ogni anno. Che ce la fa con tutti questi soldi? Abbiamo ristrutturato tutta quanta la parte produttiva, l'abbiamo ristrutturata bene. E a quanti anni stava pensando? Ieri parlavamo di investimenti, innovazione, a quanti anni erano questi investimenti? Erano a 5 anni. 5 anni? A 5 anni in pratica. Quindi sono entrate le merchant bank di cui abbiamo parlato? Sono entrate le merchant bank, abbiamo... Strumenti complementari di perciò Iacobucci. Non avremmo avuto la possibilità di cogliere queste certo. opportunità di mercato, non avremmo avuto la possibilità di svilupparci. Adesso stiamo crescendo ancora molto a livello di filiera. Quest'anno pensiamo di arrivare a livello di bilancio consolidato intorno ai 100 milioni di euro già di fatturato. Fascia alta. Perciò diciamo da 5 milioni e 100. Sì, perciò la scelta di poter crescere ancora con degli strumenti finanziari che rafforzassero quello che erano le nostre diciamo. Hanno dato solo finanza o organizzazione aziendale, strumenti manageriali che prima non avevate? Sono curioso anche di capire, perché si dice sulla carta, voglio capire nella pratica. Sulla carta si dice che ti danno anche gli strumenti, come si può dire, organizzazione, sì. eccetera. Un'organizzazione a livello di, chiamiamolo così, burocrazia aziendale, come riuscire a interfacciarsi meglio. Questa di sicuro, poi la parte commerciale piuttosto che produttiva, quella è lasciata a noi naturalmente. Poi nel 2012 noi abbiamo aperto il capitale a Fondo Italiano, perciò Fondo Italiano Investimenti, perciò sì. il professor Bassanini ci conosce. Quindi lui penso. È socio tuo, sostanzialmente. Sì, esatto, e non solo, perché abbiamo sappiamo che ci sono anche delle banche. Anche delle banche di interesse nazionale, banche Intesa naturalmente, e diciamo proprio per dei progetti di crescita. E l'anno scorso noi abbiamo emesso un mini bond di 7 milioni di euro. E questo è stato. Però questa è la fascia beta che dicevi tu, no? È la fascia alta, quella che per dirla con la Tamara se la cava per conto suo, capito? Però bisogna pensare anche agli altri, capito? Sì, no, prego. Sì, naturalmente per andare a rafforzare quella che è la struttura patrimoniale, gli investimenti che dobbiamo fare, i nuovi insediamenti produttivi sono importanti, sono nel corso del tempo saranno intorno ai 15 ai 20 milioni di euro, perciò delle cose che hanno bisogno di finanza diciamo
di finanza per un certo periodo di tempo, abbiamo pensato che il mini bond, così come ce l'aveva proposto Banca Popolare di Vicenza, fosse uno strumento valido per noi e abbiamo colto questa opportunità. Ti faccio notare che nel settore agroalimentare, agroalimentare, quindi agricolo alimentare, negli ultimi 8 anni il credito a questo settore è salito da 36 miliardi a 44 miliardi, mentre negli altri settori è diminuito per la compressione. Questo, no, questo, ma perché? Perché è un settore che ha mantenuto gli occupati, ha mantenuto la capacità produttiva, il che vuol dire che le banche, scusate, sanno pure fare il loro mestiere, nel senso che se un settore consente, che cosa fanno? Gli fanno crescere il credito, ma purtroppo per motivi generali non tutti stanno in questa situazione, noi dobbiamo pensare agli altri che non per colpa loro stanno in situazioni diverse. Boccia, vero, no? Ieri discutevamo proprio a tavola di questo ragionamento che faceva ora Bede, sì, vero? Ce l'abbiamo la slide di del centro studi di quella di ieri sulle medie, vediamo se... Vediamo se è una slide del centro studi di Confindustria, che ieri ne abbiamo discusso ieri sera a tavola. Perché? Spiegalo perché. Beh, perché questa è una slide che ieri ci spiegava come... Intanto, qui è chiaro che non esistono settori innovativi e settori maturi, ma aziende innovative in settori maturi e non. Perché in tutti i settori abbiamo aziende che sono a livelli altissimi di crescita e di innovazione, aziende che sono nella fascia mediana e aziende che sono sotto. Ma ai fini bancari, perché ne parlavamo? Ecco, ai fini di credito, la grande sfida del sistema d'impresa e delle banche è di due livelli. Una micro, diciamo, cioè fare in modo che quelle aziende che sono nella fascia mediana e nella fascia bassa vadano nella fascia alta, e quindi da parte delle banche valutare queste imprese anche per parametri qualitativi, e da parte di queste imprese chiaramente imparare, come dire, anche a mettere insieme parametri qualitativi. Mi riferisco per esempio ai passaggi generazionali, alla qualità del management, altri elementi. Abbiamo dei tavoli aperti proprio con ABI e con Intesa San Paolo per una evoluzione del sistema di rating. Il secondo, in termini macro, è come fare a coniugare due elementi che emergevano ieri con chiarezza nella relazione di Babban, cioè la questione temporale, cosa dobbiamo fare subito e cosa dobbiamo fare nel medio termine, perché se noi pensiamo solo a cose di medio termine, prescindendo dal breve, facciamo degli errori. Scusami, mi devi spiegare una cosa, perché se rivediamo questa tabella, adesso non è che dobbiamo agganciarci ai numeri, però se un parametro, mettiamolo così, considera un settore, però nel settore abbiamo l'eccellenza e abbiamo sotto la media. Il rischio è che il settore non vale più nulla, no, nel giudicare. Così. Cioè qua adesso le ha divisi Luca per 20-24, magari le banche ce ne avranno 5, Basilea ne mette 500, ma negli altri prodotti non metalliferi tu c'è quello che fa un sacco di soldi e quello che li sta perdendo, non vuol dire nulla il settore. Questo, chiedo però, per il credito. È esattamente così, le medie di settore non sono più significative, devi valutare imprese e non più settori. È chiaro. Questo significa una sfida da parte delle banche e delle imprese, perché chiaramente passi da una dimensione macro a una dimensione particolare. Dopodiché devi avere consapevolezza di due elementi, lo dicevo Babbani ieri, ci poneva la questione temporale e anche un'altra questione. Da soli possiamo fare tanto, ma da soli non ce la faremo, che è lo stile di questa Confindustria che sottolineava Bete ed è la Confindustria di Squinzi, e cioè la consapevolezza che il successo di questo paese è anche il nostro successo e quindi dobbiamo agire in una dimensione di collaborazione per la competitività. Noi siamo in una fase di uscita dall'emergenza, dobbiamo agganciarla, per farlo dobbiamo aiutare quelle aziende nell'area grigia, per esempio una idea di riprendere la moratoria che è legata a questioni legate alle parti sociali. Vorrei ricordare che le moratorie negli anni tra Confindustria e ABI e anche le altre associazioni hanno comportato 24 miliardi di euro di rate sospese di mutuo delle imprese italiane, cioè una manovra finanziaria che hanno fatto le parti sociali prescindendo dalla politica economica. Ora, se noi riagganciamo questa questione, potenziamo intanto il fondo di garanzia e usciamo in accelerazione dalla fase di ripresa, facendo anche
anche delle riforme interne, noi mettiamo il paese e le imprese in una condizione di grande competitività, perché se solo riducessimo una parte delle criticità che citava Bassanini, noi non saremmo forse più il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma potremmo essere e diventare uno dei primi paesi manifatturieri al mondo. E noi su questa potenzialità vogliamo confrontarci a partire dal credito, ricordando però di non confondere strumenti con merito di credito, strumenti con fonti finanziarie e strumenti con visione di potere. Tanto per capire, il mini bond è uno strumento, non è che ti dà il credito di per sé. Se al mini bond gli agganci il fondo di garanzia, lo fai diventare un acceleratore. E quindi non dobbiamo confondere questi. Vi faccio vedere un video sui mini bond e poi torniamo da Bassanini. Perfetto. Vediamo se è possibile il secondo video della tavola. La nostra azienda si occupa di salute e la salute di ogni azienda passa attraverso la gestione strategica della finanza. BOMI si occupa di logistica e di servizi per il mondo della salute. Lo fa da 30 anni in Europa, in America Latina, da oggi anche negli Stati Uniti. Ogni giorno ci occupiamo quindi di portare salute e la grande tecnologia sanitaria ai pazienti, agli ospedali e ai laboratori di analisi. La forza di BOMI nel mercato è quella di distinguersi per una qualità quasi maniacale nel servizio. Per noi ogni consegna vuol dire un paziente, vuol dire la salute di una persona, e questo lo percepiamo ogni giorno, in ogni persona, ad ogni livello. A un certo punto della nostra storia ci siamo domandati se avremmo potuto cambiare la traiettoria di crescita di questa azienda, affacciandoci al mondo dell'M&A e quindi delle acquisizioni. All'inizio è stato molto difficile confrontarci con questo mondo. Nel 2012 Borsa Italiana ci ha invitati a far parte del progetto Elite. Elite è una sorta di palestra per le aziende, un luogo in cui tante aziende diverse si incontrano per affrontare questo cambiamento e immaginarsi un futuro diverso. Tanto che a marzo del 2014 abbiamo emesso un mini bond sul mercato Extramot Pro di Borsa Italiana. Il mini bond è stato piuttosto innovativo per il fatto di averlo accompagnato all'emissione contestuale di uno strumento warrant che ha reso questo stesso strumento un sostanziale convertibile per l'investitore. Questa formula è stata particolarmente apprezzata dagli investitori, che riescono in questo modo a vederne una natura debito piuttosto accattivante, con un upside potenziale dato dalla possibile conversione in equity in un prossimo futuro. Nel nostro percorso strategico di crescita prevediamo nei prossimi anni ipoteticamente di poter fare addirittura un IPO sul mercato AIM di Borsa Italiana, e lo strumento stesso ci ha permesso di creare uno strumento sostanzialmente ibrido che permettesse all'azienda di avvicinarsi al mercato e al mondo degli investitori istituzionali da un lato, senza però avviare in modo affrettato un percorso di quotazione che non ritenevamo ancora alla nostra portata all'epoca. Siamo fermamente convinti che la finanza, anche strutturata e complessa, sia assolutamente alla portata di una piccola azienda e anzi rappresenti una risorsa fondamentale per affrontare il cambiamento e le sfide date dalla crescita futura. Trasformarsi significa cambiare, cambiare in qualche modo può significare innovare. Trasformarsi in ogni caso è un processo ineludibile, lo è nella vita di tutti i giorni, di tutte le persone, lo deve anche essere nella vita di un'azienda. Bassanini, l'avevo interrotta, però ho visto che parlavamo esattamente dello strumento di cui parlava Boccia, dei mini bond. Sì, noi infatti abbiamo il Fondo Italiano Investimenti, noi gli abbiamo conferito risorse importanti su questo punto, si occupa anche di fare un fondo per operare sui mini bonds attraverso forme di cartolarizzazione. È più strategico oggi, secondo me. Però volevo spiegare la ragione della mia faccia sul piano Juncker. Io sono assolutamente d'accordo con Luigi Abete. Su Abete, sì. Però il problema qual è? Il piano Juncker può essere uno straordinario successo. Cioè quegli investimenti che devono può essere un totale fallimento. Perché? Perché non c'è dubbio. Il piano Juncker è un piano di garanzie, essenzialmente. Però bisogna che siano, che queste garanzie comportino effettivamente quella che la regola fondamentale, che devono consentire finanziamenti e investimenti addizionali, cioè che oggi il mercato non fa.
Allora, qui ci sono dei nodi che come presidente del Long Term Investors Club io ho presentato a Katainen a nome anche della BEI, di KfW, delle altre casse europee. Il primo, la direzione competition europea, quindi sempre la burocrazia, in questo caso europea, dice queste garanzie devono essere prezzate ai prezzi di mercato. Se sono prezzate ai prezzi di mercato, ovviamente non c'è nessuna addizionalità, non si farà niente di più. Secondo, la procedura. La procedura attualmente prevista rischia per ogni operazione del piano Juncker di durare dai 2 ai 3 anni. Abbiamo bisogno di dare un boost adesso agli investimenti e ai finanziamenti. Terza cosa, particolare per le PMI. Bisogna costituire, cosa che il piano Juncker consente, ma ci sono molte resistenze, delle piattaforme nazionali che consentono di accappare gli investimenti su base nazionale e di trasformarli in effettive garanzie aggiuntive dove non arrivano gli attuali strumenti. Perché vedete, le banche, questo ragionamento che facciamo anche per altre cose, le banche oggi di liquidità, vero, Michiché, ne hanno quanto vogliono. Il problema è il rischio per le banche, dovuto alle nuove regolazioni, e se poi si andasse verso Basilea 5, Basilea 4, peggio che andare di notte, nel senso che avrebbero ulteriore difficoltà a finanziare l'economia senza garanzie. Allora bisogna rafforzare il sistema delle garanzie. Pensare che rafforzare il sistema delle garanzie costituisca di per sé un aiuto di Stato se non è fatto a prezzo di mercato è una di quelle distorsioni di cui si diceva prima, perché c'è un fallimento di mercato che è dato dal fatto che appunto le grandi e le medie aziende trovano finanziamenti sulle piccole, con le regole attuali le banche hanno difficoltà. Certo, ci sono quelle con altissimo merito di credito che lo trovano comunque, ma tutta quella fascia di aziende buone ma che non hanno elevatissimo merito di credito hanno bisogno di avere strumenti di garanzia. E faccio l'ultimo esempio: nel periodo pieno della crisi a noi Tremonti ha chiesto di far fronte al credit crunch attraverso il plafond che abbiamo messo a disposizione delle banche, provvista dedicata, inizialmente 16 miliardi, 15,9 sono stati già erogati in 5 anni. Circa 101.000 piccole e medie imprese hanno avuto il credito dalle banche con la nostra provvista nell'ambito del plafond. Oggi ci sono ancora soldi su quello, ma oggi il problema per Cassa Depositi e Prestiti sarebbe di riuscire a fare un'evoluzione per cui invece di fornire provvista alle banche, e alle banche non serve la provvista in questo momento, hanno il TLTRO per finanziare le imprese, fornire garanzie andando dove il Fondo Centrale di Garanzia non può intervenire perché ha dei limiti anche comunitari, perché ha dei limiti. Questa è un'evoluzione. Però mi fa dire una cosa, Bassini, io capisco poco, però io riesco a capire il fatto che se si forniscono garanzie si suddividono i rischi. Certo. Allora, no, fatemi dire, perché questo... Beh, non è che ci vuole... Cioè. Ma ci arrivo anch'io, per quello è difficile. Allora, se si suddividono i rischi e se ci sono dei rischi, il tema probabilmente è che non si vogliono mettere in capo al pubblico rischi che in questo momento il pubblico non si vuole prendere. Anche, sì, no, io lo sto chiedendo perché sennò pensiamo che ci sono... essere collettivi, già oggi. No, scusami, se una banca vuole condividere un rischio, la banca è un'impresa privata, me l'ha spiegata tu Abete 1000 volte, se la banca non vuole assumersi quel rischio, non vuole condividere il 100% del rischio, 100%, non l'ho capito. Capisco perché ci sia una ritrosia da parte del pubblico europeo nel voler condividere questi rischi, perché sono potenziali costi. Però, ci sarebbero dei burocrati cattivi. Il tema è questo. Il piano Juncker. Lo chiedo. Il piano Juncker che cosa serve? L'Europa non può mettere molti soldi perché non vuole aumentare le risorse proprie del bilancio europeo. Sì. Intelligentemente dice, metto delle garanzie perché con le garanzie c'è un moltiplicatore. Sì. Moltiplicatore per 15, dice questo piano Juncker. Allora, però, il concetto qual è? Che le garanzie non devono andare dove i finanziamenti si sarebbero già fatti. Certo. Perché se no non ha nessun effetto addizionale e aggiuntivo. Devo mettere per assumersi, diciamo, rischi non di mercato, cioè...
dei rischi che altrimenti il sistema non si assumerebbe. Quelle imprese in questo modo l'Europa mette 21 miliardi, genera investimenti per 300, o finanziamenti per 315 miliardi. E questo serve all'economia europea, serve persino alle finanze pubbliche, perché se le imprese crescono, producono più entrate e producono più PIL, cioè più denominatore, e va bene dal punto di vista della finanza pubblica, sia dal lato del denominatore sia dal lato del numeratore. Il modo vero di risanare la finanza pubblica è far ripartire le imprese, e che le imprese crescano e producono più utili, quindi fanno crescere il PIL e producono più entrate. No, ma fatemi, scusami. Poi c'è il ministro lì in sala e poi ne parleremo anche dopo. Abbiamo fatto, perché abbiamo fatto il Jobs Act, adesso uno può anche trovargli le critiche, fammi dire, e l'abbiamo riformato il mercato del lavoro, e l'avete chiesto, vedete quante volte chiedevate queste cose, l'abbiamo fatto. Ma io dico che è un'ottima Bene, è un'ottima cosa. Guardate che adesso parliamo del... molti più occupati di quelli che dicono tutti quanti. Certo. Ovviamente la politica sta coperta perché si li vende mese per mese, invece li vende una volta soltanto, forza a fare il mestiere suo. Allora, ragazzi, ma non, non avete capito che il famoso milione di nuovi occupati nel 2015 sono già usciti, anche se ancora non l'avete letti, perché è matematica. Sta facendo è matematica. Va bene. Avete quello che ti voglio chiedere, il Jobs Act ti piace? E questa situazione non di mi piace, è utile, non è che piace a me. Va bene, se proprio abbiamo andato a scuola insieme, si capisce, dai gesuiti. Si capisce. Poi ti piace questa idea di garanzie e sono... Però il tema è, tu alle imprese gli puoi dare i soldi, gli puoi dare la flessibilità sul lavoro, ma se non c'è la domanda, cioè questo te lo chiedo da economista, cioè tutte queste robe sono bellissime, ma se non c'è domanda, cediamo in faccia, certo, non faccio investimenti, cioè se lui non avesse avuto domanda, 11 miliardi non se li investiva, ma è il motivo e il Jobs Act non lo usava. È il motivo per il quale noi dobbiamo, una volta che abbiamo degli strumenti, avere il coraggio di metterci la faccia, perché se noi continuiamo a dire che il bicchiere è mezzo vuoto anziché mezzo pieno, la domanda non si crea, perché la domanda oggi in parte è legata dalla carenza delle disponibilità, in parte dal fatto che la gente, avendo paura, le disponibilità le mette a risparmio, quindi voglio dire, anziché spenderle. Allora il problema è anche un problema psicologico. Noi oggi abbiamo avuto la grande crescita, poi abbiamo avuto la grande recessione, adesso stiamo nell'epoca, se vogliamo, della grande selezione. Nei prossimi 3 anni quelli che stanno avanti si staccano dal gruppo di quelli che rimangono fermi. Noi abbiamo il sistema delle piccole imprese italiane che sta in mezzo, le grigie. Noi dobbiamo avere la capacità di prenderle e portarle nel primo gruppo, non di lasciarle alle in mezzo, perché se restano alle in mezzo sono destinate a entrare nel gruppo che chiude, non so come dirlo, e non dobbiamo dire non dobbiamo farlo, è chiaro? È un problema di politica economica, è un problema di politica industriale, è un problema che bisogna capire, che mentre la media trilussiana di 10 anni fa era tra 60 e 40, la media trilussiana di oggi e di domani è tra 75 e 25, e se io ho quello che è davanti che sta 3 volte più di quello che ci sto io e non 1,5 volte, io chiudo la pratica, e se ce la posso mi metto a riposare, e se ho sbagliato vado, come dire, a chiedere l'aiuto degli amici. È chiaro il problema? Questo è il problema. Allora noi dobbiamo essere, non dobbiamo dire adesso viene lo sviluppo, quindi tutti quanti noi avremo credito, quindi tutti quanti noi avremo sviluppo. Perché non è vero. Perché il vero problema è che noi dobbiamo modernizzare il paese, dobbiamo aiutare quella parte importante, fondamentale delle piccole imprese a stare nella parte che cresce, non nella parte che rimane ferma. Questa è una responsabilità collettiva della politica, della Confindustria, di tutti. Non so se è vero. Oh. Rigoni, lei sarebbe rimasto... Riportiamolo nella sua azienda, se non avesse fatto quell'investimento, se non avesse fatto entrare quegli strumenti complementari, che poi sono persone più che strumenti, e lei era in quelle imprese grigie. Condivide questa analisi? Io condivido, no, la condivido, di no. Condivido anche un'altra cosa. Ah, bene, detto lui, tutto condivide di appena. Sicuramente è il prodotto, cioè è l'offerta che tu fai che deve essere vincente, perciò devi conoscere il tuo mercato, devi precorrere il mercato, le opportunità. Forse noi ci siamo un po' come paese Italia, non abbiamo avuto la voglia di andare a seguire quelle che sono state le evoluzioni del mercato, ci siamo guardati l'ombelico e non abbiamo, perché era sufficiente come Italia rimanere nel nostro interno, avevamo abbastanza domanda interna e non siamo andati a cogliere quelle che il mondo è cresciuto, sta crescendo,
continua a crescere il PIL. Noi invece, guardando all'interno, abbiamo perso delle opportunità e abbiamo perso anche la voglia di crescere. Questa è una mia analisi personale. Si può essere un'impresa di successo, non sto parlando di una multinazionale, ma un'impresa di successo che non si basa però su una forte domanda interna. Perché a me molti imprenditori mi hanno detto, sì, noi esportiamo, però ragazzi, guarda che se non riprende la domanda interna, qua ce ne abbiamo poche. Io lo chiedo a lei come... Cioè, la domanda interna comunque... Io penso che ogni settore abbia le sue specificità. Nel mio settore una forte domanda interna è molto ma molto importante, perché bisogna avere credibilità. Noi, il Made in Italy nell'agroalimentare è un asset molto forte. Noi dobbiamo avere quella credibilità per presentarci anche all'interno. Quindi forte all'interno è importante. Sì. Dice... La domanda è fatta da domanda per esportazioni, domanda per investimenti e domanda per beni di consumo. Sì. La domanda di esportazioni che si accende in Italia è sempre in crescita e crescerà ancora di più. La domanda per investimenti è rimasta abbassata del 25% negli ultimi anni e non cresce. La domanda per consumi dipende da che tipo di consumi, perché se io faccio l'esempio mio per dirla in concreto, apro un pacco a tema e riesco a farlo funzionare e là dentro la gente viene, consuma. Se il pacco a tema non riesco a aprirlo, lo apro con difficoltà perché ho la burocrazia che mi blocca e ogni mese mi dice che c'è un motivo, è chiaro che la domanda non si crea, perché la domanda non è la stessa domanda di prima, è una domanda diversa, e questo è il tema fondamentale. Noi dobbiamo dire, la domanda ci sarà, ma non è che chi faceva gli abiti, perché io gli abiti sono anni che il mio sarto mi manda come i messaggi tramite l'autista e mi dice, ma quando viene a farsi un abito? Adesso io non è che non vado a farmi un abito perché non ho il tempo fino in fondo, perché non ho i soldi per pagarmi l'abito, ma perché ce n'ho tanti, per cui alla fine, avendo altre cose da fare, non mi vado a fare l'abito. E questo è il tema. Allora il vero problema è che dobbiamo creare le condizioni perché la domanda rimanga, che è alimentare, che è qualità della vita, che è ambiente, che è territorio. Questo, perché non sarà la stessa domanda di prima. Se tutti aspettiamo la stessa domanda di prima, non ce l'avevo più. Ragazzi, Boccia, conclusioni? No, è chiaro che diciamo le non rumoreggiate, che per essere diciamo coerenti con quello che sta emergendo dovremmo fare diciamo dei passi velocissimi. La prima è, augurandoci che prevalga il buonsenso nel rapporto anche con ABI e con le altre parti, riaprire i termini della moratoria, usare quest'anno per la riapertura dei termini per potenziare il fondo di garanzia e costruire un'agenda per un intervento organico per il credito nel paese, usando anche bene i fondi di coesione, e aggiungendo un'altra criticità, che è quella che i regolatori stanno facendo delle regole che sono esattamente antitetiche alla politica della BCE e alla politica espansiva dei governi. Mi riferisco al Financial Stability Board. Noi non possiamo accettare che le nostre banche superano gli stress test e dopodiché si rialzano le asticelle, e il Financial Stability Board ti dice che le banche, se concedono prestiti alle imprese, devono accantonare di più. Questo chi te lo dice? Il Financial Stability, Financial Stability Board. Sotto questo aspetto occorre una proposta italiana che diventi una proposta nostra, ABI, Confindustria, diciamo insieme a tutti gli attori, però diventi una proposta di governo all'interno dell'Europa e all'interno dei G20, perché l'impressione è che ci siano dei regolatori che prescindano dal contesto, e mentre noi parliamo di cose stupende c'è qualcuno che depotenzia tutta la parte di accelerazione economica. Spesso e italiano. Questo è inaccettabile. Bene, chiarissimo, ha introdotto perfettamente, grazie Luigi, grazie Presidente. Allora, perfetto, Vincenzo, hai introdotto il...